Tre partite. Voi che siete? Che categoria siete? Pulcini. Quindi quanti anni avete? 8, 9. Quest'anno ne facciamo 9. 8, 9. Perché all'epoca ancora non esisteva l'erba sintetica. Andava nel giardino. Che c'entriamo messi? Messi, andava a giocare da gioco. Questo tipo di iniziative, secondo lei, invogliano a giocare, a tornare a giocare sulla strada? Beh, diciamo sì, perché poi alla fine adesso i bambini hanno tutti i campi ultramoderni, diciamo. Magari noi ai nostri tempi avevamo tutti i campi per strada. Era pure più carino. È stato molto divertente, i bambini, è stato bello venire qua e divertente vederli giocare. Ma no, tanto anche se giocano sotto casa, insomma i bambini il percorso è quello, quindi non assolutamente. Poi insomma in un quartiere così bello. Strada Calciando, un'iniziativa del Comitato Regionale della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti del settore giovanile, una modalità anche attraverso cui i bambini vivono la dimensione di una città come Roma giocando a pallone ai Fori Imperiali, e quindi una realtà naturalmente consentita a pochi e in poche occasioni, quindi penso una bella soddisfazione e un invito a fare sport e farlo nel modo più sano possibile. È una bella esperienza, questi ragazzi, a questi bambini questa esperienza rimarrà, e poi c'è anche la possibilità di fare delle visite mediche e quindi di dare un segnale alle bambine, ai bambini, perché ci sia una prevenzione importante, che è fondamentale, perché ovviamente lo sport deve aiutare anche la prevenzione e la tutela della salute. Oggi un obiettivo l'abbiamo raggiunto, cioè gliel'abbiamo fatto provare quanto è bello giocare anche che cadi ma non ti fai niente, che anche i genitori hanno visto, ok, uno ci si può anche sporcare giocando a calcio, no? Perché questo è un grande problema anche legato ai campi di calcio, no? Che le mamme preferiscono non dover lavare, no? Lo sappiamo tutto, ma questo è veramente un'opportunità, ok? Un'opportunità, pensate che oggi ci sono all'incirca 90 società di calcio, ciascuna, abbiamo allestito 58 campetti, e io devo dire grazie qui, e lo dico pubblicamente, ai miei collaboratori. Io sottolineo questa parola passione, però ragazzi miei, il calcio, che è così un mondo, come dire, economicamente significativo, dove l'aspetto economico supera tutto, considerate adesso questa diatriba per la Coppa Italia, autobus gratuiti, autobus a pagamento, cioè girano delle risorse economiche che se fossero veramente investiti in questa fascia sarebbe veramente una svolta epocale. Noi l'abbiamo vissuto anche 3 anni fa a Piazza Navona ed è comunque un ritorno alle origini, perché comunque il gioco del calcio in strada è sempre esistito. Credo che sia una cosa bellissima per i bambini, tra l'altro ritrovarsi con tante scuole calcio, vedere tutti insieme in contemporanea giocare tanti bambini su una strada, credo che sia la cosa più bella. Oggi è stata organizzata ad hoc proprio per questa manifestazione, quindi ci sono molte ma molte persone che comunque si occupano di essere sicuri i bambini. Però non ci dimentichiamo che la strada comunque è un'insidia a tutti gli effetti, quindi sicuramente è meglio portare un bambino in un circolo sportivo, ma che comunque guardi un pochino tutto quello che è il discorso legato al bambino. Non deve essere un discorso di business, ma deve essere soprattutto un discorso legato al bambino stesso. Le società che sono in periferia hanno tutt'altro valore rispetto alle società che stanno all'interno del centro storico della città, o perlomeno la prima periferia. Lì si devono assumere i valori molto più importanti, è un fatto di aggregazione. Le periferie romane socialmente hanno dei problemi a livello proprio di ragazzi che magari possono avere dei grandi problemi anche familiari, e quindi una società sportiva che opera all'interno di una periferia o estrema periferia soprattutto deve mettere in evidenza, oltre al gioco del calcio, anche l'aggregazione e togliere questi bambini, questi ragazzi dalle strade, affinché insomma non vadano ad incappare in
devianze che oggi purtroppo ancora esistono. E lo psicologo ovviamente non serve per curare delle malattie o, come diceva qualcuno una volta, non siamo mica pazzi. Serve come supporto ad esempio agli allenatori per fare meglio il loro lavoro, ecco. Poi c'è anche il rapporto con i genitori, talvolta i genitori pensano avere o che il loro figlio non è incapace oppure pensano di avere Totti o Del Piero o comunque qualcuno che potrà diventare un grande giocatore, ecco. Mino capi fin dal primo momento. Queste sono iniziative belle che andrebbero fatte molto più spesso, forse andrebbero anche organizzate con un pochino più di anticipo, perché mettere insieme poi, far collimare soprattutto le esigenze di una società, io parlo della Romulea ma insomma di tante altre che fa principalmente settore giovanile, in questi ultimi giorni dell'anno, della stagione agonistica che sono i peggiori, non è facile, però poi con l'abilità tipicamente romana riusciamo a sistemare tutto e alla fine vengono fuori sempre belle manifestazioni. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.